Buonasera, ben trovati. Appuntamento con RTTR Volley. Prima del Natale, al ritorno dai mondiali per club, abbiamo nuovamente un ospite della squadra che ha disputato la finale, poi è ripresa la Super League, è ripresa la Champions League. Abbiamo tantissime cose da raccontare. Poi abbiamo un femminile che ha chiuso il girone d'andata al secondo posto. E cominciamo presentando proprio lei, Francesca Parlangeli. Buonasera, Francesca. Buonasera a tutti. E invece lui, l'ospite della maschile, è Domenico Paci. Buonasera, Buonasera. Domenico. Benvenuti ragazzi, Domenico, comincio con te perché sei reduce. La settimana scorsa noi eravamo in onda, ma non avevamo nessuno di voi perché facevate quel lunghetto viaggio di ritorno dal Brasile. Allora ti chiedo che esperienza è stata per te. Ma per me è stata un'emozione unica, come dice il coach, è stata un'esperienza che non tutti sono fortunati a farla. Oltre al viaggio, anche il viaggio tra l'hotel e il palazzetto è stato impegnativo come viaggio. Però è stato veramente bello confrontarsi con le squadre migliori del mondo e di certo siamo felici anche del risultato portato a casa. Parliamo un po' di questa Perugia, perché poi ne parleremo anche per la Coppa Italia, visto che comunque c'è da definire la griglia dei quarti e è una squadra che è ancora imbattuta, praticamente ha vinto tutti i trofei in palio a inizio stagione. Voi a momenti avete dato l'impressione di poter tenere testa. Sì, assolutamente. In finale siamo stati sopra di loro in tutti i fondamentali, i primi 3 set, quindi ci siamo portati qui a Trento una consapevolezza che noi possiamo lavorare per batterli. Questo. A proposito di bei risultati, lo dicevamo in apertura, il femminile che ha faticato un pochino all'inizio, Francesca, adesso si sta prendendo le gran belle soddisfazioni. Dopo una sconfitta comunque al tiebreak a Lecco, vi siete subito riprese in casa. Sì, diciamo che era importante perché qualificarsi seconde ci permette di saltare un turno di Coppa Italia e volevamo fortemente i 3 punti, quindi ieri, nonostante il secondo set chiuso di nuovo ai vantaggi per le altre, abbiamo ripreso in mano la partita e l'abbiamo portata a casa. Siete ritornate in campo, poi ne parleremo magari un po' meglio. In quel terzo set subito avete fatto 4-0. Cosa vi ha detto Saia nell'intervallo? Ci ha un po', diciamo, stimolate, ma in realtà volevamo anche per noi stesse, ogni giocatrice era pronta a dimostrare, no? Che potevamo risvoltare un po' il risultato che anche a Lecco alla fine, faticando ogni set, perso i vantaggi e sono quelle un po' partite che ti rimangono, no? Perché dici, cavolo, in casa di una non di bassa classifica, però dove sapevamo che potevamo portarla a casa da 3 punti e volevamo dimostrare appunto di essere di alta classifica in questo campionato. Torniamo alla Superlega perché dopo una lunga pausa, Domenico, siete tornati in campo. Anzitutto diciamo che non avete avuto di certo molto tempo per preparare questa trasferta di Siena perché rientrati dalla lunga trasferta di cui dicevi in Brasile, subito Champions League in casa e poi a Siena. Sì, non è stato facile di certo fisicamente parlando, dopo questa trasferta ritornare subito in campo in Champions League, ma siamo stati bravi a riprendere, a prenderci subito i 6 punti tra Champions League e Superliga. Ecco, la squadra di Siena è in fondo alla classifica, sono quelle partite che rischiano sempre di rubarti dei punti preziosi, quindi bravi a mantenere la concentrazione. Sì, quest'anno la Superlega è un campionato molto difficile e non ti puoi permettere con nessuno diciamo, di rilassarti, tra virgolette, quindi è stato importante il nostro approccio di domenica e meno male che, cioè non meno male, bravi noi che abbiamo vinto con un netto 3-0. E allora andiamo a vederlo, questo netto 3-0, Trento che batte Siena in trasferta. Inizia nel migliore dei modi il cammino dell'Itas nel girone di ritorno. Al Palestra di Siena, Micheletto e compagni mettono in campo una prestazione convincente e vincente. Dopo 15 giorni di pausa dalla Superlega tra Mondiali per Club e Champions League, i gialloblu ritrovano infatti il campionato chiudendo in soli 3 set l'impegno in terra toscana contro la squadra fanalino di coda della classifica. Mister Lorenzetti, che in Champions 3 giorni prima si era preso il lusso di tenere in panchina Kaczynski e Lavia e a tratti anche Podrašinin, torna al suo sestetto tipo. Sbertoli in regia, Kaczynski che fa l'opposto, Lavia e Micheletto in banda, Lisinac e Podrašinin al centro, Laurenzano libero.
Replica Palillo con Finoli in regia, in diagonale Pereira, Petric e Raffaelli in posto 4, Biglino e Ricci al centro, Bonami libero. Si vedrà in campo dalla metà del secondo set anche l'ex di turno, l'opposto Giulio Pinali. I tre set finiscono al 18, al 13 e al 17. Trento conduce dal primo all'ultimo scambio e non perde mai la concentrazione necessaria per decidere le sorti della partita. Visto il pochissimo tempo per allenarsi, ottime notizie per mister Lorenzetti. Siena riesce a mettere a terra solo 48 punti in 3 set, di cui soltanto 2 a muro ed altrettanti in battuta. Merito di una fase di cambio palla puntuale e precisa da parte di Trento, che concede solo 8 break point all'avversaria. L'attacco lavora benissimo su tutto l'arco della rete, 60% finale di squadra, impreziosito dal 70% di Lisi Naz, best scorer con 14 punti, di cui 5 a muro e 2 al servizio, 64% di Lavia con 9 punti personali e 57% per Matej Kaczynski. A fare quantità ci pensa Micheletto, a segno 13 volte col 55%, confermando il gran momento di forma. Andiamo subito a vedere le interviste raccolte al termine del match dal nostro Francesco Segala. Ne approfitto per ricordarvi che se volete fare le vostre domande a Francesca e Domenico il numero è 339-466-0076, scriveteci su WhatsApp. Intanto andiamo a sentire l'intervista. Serviva ripartire al meglio questo, alla grande in questo campionato, dopo un mondiale comunque giocato secondo me a ottimi livelli, peccato per la finale, ma ormai abbiamo chiuso un portone. Ci è servito questo mondiale appunto per cercare alcuni meccanismi, come ogni anno il mondiale ci serve appunto per concretizzare quello che, di cui parliamo, riusciamo a far poco anche durante gli allenamenti perché abbiamo poco tempo per allenarci. Quindi oggi si è visto, siamo stati molto concreti e ci servivano 3 punti che alla fine erano importanti per la classifica. Ultima cosa, un flash, che partita ti aspetti il 26 di dicembre con Verona? Beh, una battaglia, loro stanno facendo un campionato mostruoso. Speriamo di la nostra, sicuramente il palazzetto ci dovrà caricare. Li aspettiamo in tanti e vedremo, il campo parlerà come ogni partita. Sì, abbiamo fatto una bella pallavolo, siamo felici, era proprio quello su cui puntavamo e ci portiamo questi 3 punti a casa. Utili anche per poter poi pensare al match successivo fra 8 giorni solamente, ma c'è una settimana intera per prepararli. Sì, prepareremo il match successivo al meglio possibile, perché adesso d'ora in poi i punti in classifica sono sempre più importanti. Sì, è una partita delicata perché per il non lavoro fatto questa settimana, che era dovuto ai ragazzi, di gestione così, un turnover abbiamo fatto, però in palestra ovviamente ci siamo visti poco, adesso però bisogna rimettere della benzina nel corpo in termini di lavoro fisico e anche del lavoro tecnico in palestra. È arrivato un 3-0 in cui ci sono anche spunti positivi, direi prima di tutto l'attacco, ancora una volta su buoni livelli. Sì, oggi era importante sapere, essere consapevoli della settimana che avevamo fatto e che in Superlega si può pagare tutti e quindi avere l'atteggiamento giusto. Sicuramente non è stata la Siena migliore di questa stagione perché comunque ha fatto delle partite molto combattute in questo palazzetto, è andata bene, adesso torniamo a casa e la settimana prossima si comincia a lavorare. Andiamo a vedere cosa è successo anche sugli altri campi di Superlega in quello che era il primo giorno del girone di ritorno, con Monza che è stata battuta in casa da Perugia per 0-3, Siena-Trento l'abbiamo appena visto 0-3, Cisterna-Milano 3-1, Verona-Piacenza 1-3, Civitanova-Taranto 3-0, Modena-Padova 3-0. E la classifica che vede in testa, manco a dirlo, Perugia 36 punti, poi c'è Modena 23, Trento e Piacenza 22, Civitanova che ha una partita in meno quota 20, 19 punti per Verona, 18 Cisterna, 17 per Milano, 12 per Monza, 9 punti per Padova e Taranto, 6 punti per Siena, che chiude questa classifica che deve ancora essere aggiornata perché appunto sappiamo che c'è un recupero che si gioca il 21, quindi ancora non sappiamo, Domenico, con chi giocherete i quarti di Coppa Italia. Intanto è una bella notizia che li giochiamo, ecco. Sì, assolutamente. Peccato non in casa. Vabbè, chi ci troviamo, è importante vincere e andare a questa Final Four che si farà a Roma. Tu sei uno che soffre tanto le trasferte, sente la differenza del campo o giochi bene?
anche fuori casa? Ma tanta differenza non c'è, però ovviamente giocare in casa ti dà quell'aiuto in più il pubblico, però alla fine c'è solo un obiettivo ed è quello di vincere. A proposito di pubblico, tu Francesca, come hai trovato il pubblico trentino? No, devo dire che all'inizio sono molto, non chiusi, ma freddi, no? Però in realtà sono tutti di cuore. Adesso ovviamente vincendo magari coinvolgi di più le persone a venire al palazzetto, e le ultime partite c'è stato un bel palazzetto pieno, caloroso, e ha aiutato anche l'atmosfera e ovviamente le ragazze a scendere in campo, ecco. Questa sera, neanche farla apposta, abbiamo qui i due liberi delle due squadre maschile e femminile. Tra l'altro, di Domenico sappiamo che è pugliese, Francesca abbiamo scoperto che ha origini pugliese. Sì, mamma e papà pugliesi. E come, vabbè, come ti trovi tra le montagne? Ci sei cresciuta alla fine a Torino, giusto? Sì, sì, più o meno freddo uguale, però cioè, si respira una bell'aria pulita qua a Trento. Ecco, invece Gabriele, Domenico, scusate, lo chiedono intanto, tu e Gabriele siete uomini di mare, come vi trovate in montagna e se vi date una mano un po' a ambientarvi con questo clima? No, assolutamente ci troviamo bene, come ha detto Francesca prima è un'aria pulita, quindi non è quel freddo umido che c'è giù da noi, quindi è un freddo piacevole. C'è tanta curiosità sul tuo rapporto proprio con Gabriele, siete tutti e due giovanissimi, siete cresciuti un po' nella stessa scuola pallavolistica, sì, e venite entrambi dal sud, e quindi vi chiedono se c'è tanta amicizia, o quella si respira, insomma, ma c'è anche un po' di sana rivalità? Ma rivalità non c'è mai stata, mai. Siamo stati, lui è stato 7 anni a Castellana, io sono di Castellana, quindi bene o male ci conoscevamo di vista, quindi da subito c'è stata amicizia tra di noi senza rivalità. Ecco, poi ti chiede il nostro nonno Herman, vabbè, ti chiede come si trova un ragazzo di mare per la prima volta tra le montagne, ma ci hai già risposto praticamente, e poi dovremmo averla anche noi, una foto che è comparsa la scorsa settimana sui profili di Trentino Volley, eccola qui, tra l'altro è stato divertente vedere i tifosi, chi credevano fosse quel ragazzino, che sei tu. Sì, quanti sì, anni avevi? Avevo 9 anni, penso, 9-10 anni. Dovrebbe essere 10 sì, anni sì. Fa questo primo piano di Matej Kaczynski, che era venuto a giocare evidentemente. A Castellana, sì sì. Era un po' un idolo, come lo vivevi? Assolutamente sì, poi la Trento di allora era un sogno vederli giocare anche per un ragazzino così. Tu già giocavi perché hai cominciato piccolissimo? Sì, 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 sì. A 6 anni ho iniziato a giocare a pallavolo, quindi la seguivo la pallavolo. Per te è un po' una passione di famiglia? No. Però sì, mio padre ha fatto il dirigente a Castellana, però diciamo la passione dello sportivo l'ho portata da solo. E poi come, quando è che hai capito che potevi veramente diventare un giocatore di Superlega? Ma sinceramente non l'ho mai capito perché... È successo. È successo, è stato un sogno, è un sogno essere qui e quindi sono grato di quello che ho fatto in precedenza. Questo. Prima di chiederlo a Francesca, Benedetta ti saluta e ti chiede qual è la cosa che ti piace di più di vivere in Trentino. Un saluto da Cognola, ci vediamo al palazzetto. Cosa ti piace di vivere in Trentino? Se c'è qualcosa che ti piace. No, ti ho detto, sto bene qui. Alla fine è una bella città. Prima, gli anni passati, non sono stato, sono stato in paesini, quindi mi trovo veramente molto, molto bene qui. Venendo a Francesca, tu come hai cominciato con questo sport? Io, mio papà aveva un'associazione sportiva di pallavolo e quindi volevo far danza, lo ammetto, ma poi pian piano anche magari gruppetti di amiche, così ho iniziato da piccolissima, c'era mia sorella che aveva iniziato, quindi io ho fatto tutte le tappe, dal mini volley fino alle under, e ho fatto tutte le categorie, cioè pian pianino ogni promozione. Infatti sono un po' presa ad esempio anche per le piccoline, perché è strano che fai tutte proprio le categorie dalla D, C, B2, B1, e tutte promozioni, ecco, con le mie squadre. Quante promozioni hai fatto? Oddio, non è che ho vinto, però ogni volta era sempre un gradino in più, no? Certo. E in A2 sono andata via per la prima volta, sono andata a Brescia, da Torino, e da lì siamo salite in A1 e ho fatto 3 anni in A1 a Brescia. Poi sei andata in Francia e anche lì hai vinto parecchio. Sì, sono andata in Francia e a livello umano è stata un'esperienza indimenticabile.
e ho vissuto tante nazionalità diverse, no? Eravamo su 14-12 straniere, quindi è stato bello vivere proprio, tra virgolette, con la difficoltà di parlare diverse, cioè la lingua, e è stata un'annata poi ricca di coppe vinte, quindi anche quello aiuta. Quello aiuta, sì, vincere aiuta sempre, quindi me la porterò sempre nel cuore. Parlando di pallavolo maschile, noi diciamo spesso che insomma l'Italia ha le formazioni più competitive, l'abbiamo visto fino ai mondiali tra due italiane, in Champions League comunque si arriva sempre in fondo. A livello femminile c'è molta differenza, diciamo, tra campionato italiano e campionato francese? Sì, sono sincera, sì, il livello in Italia forse compete con quello turco. Infatti ieri hanno fatto la finale per il mondiale per club, ha vinto Conigliano, quindi complimenti alle ragazze. Sì, complimenti, e vuol dire che di nuovo in Italia abbiamo, no, il massimo livello, soprattutto anche in A1, il livello italiano è uno dei più forti al mondo, cioè, se non il più forte al mondo, ecco. A proposito di livelli, chiedono a Domenico quale differenza hai trovato tra l'A2 e la Superlega, com'è stato il salto? È stato un bel salto, perché Trento non è, cioè, una società di altissimo livello con grandi giocatori, quindi c'è parecchia differenza, proprio un mondo ho trovato tra la 2 e la Superlega. Anche a livello di preparazione, insomma, di come vivi la tua settimana, è molto diverso? Sì, sì, qui diciamo pure gli allenamenti, hai pressioni, devi spingere ogni giorno per far sì che sei pronto per la partita, questo. Allora, a proposito di grandi competizioni, abbiamo detto Trento è tornata dal Brasile, subito si è trovata a giocare una partita in casa contro il CEZ Carlovasco. Come sapete, purtroppo non possiamo mostrarvi le immagini di quel match, ma abbiamo raccolto le interviste dopo il 3-0 messo in campo appunto nella partita di Champions. Sentiamo. Quando finiscono queste partite sembra tutto facile, però insomma noi là abbiamo fatto un 3-1 discretamente tirato ed è un attimo, bastano 2-3 turni di battuta e che possono cambiare. Insomma, avevo chiesto ad Alessandro di prendere in mano questa squadra e volevo far corrispondere alle parole delle azioni, e quindi abbiamo pensato di fare così, insomma, parlando ovviamente col capitano, col nostro capitano, che oggi doveva riposare un po', giustamente, e penso che Alessandro abbia fatto il meglio, insomma, in termini di atteggiamento per onorare questa fascia, che penso, insomma, se non è record, non so se Simone quando l'ha messa per la prima volta, che età, però insomma siamo lì. Abbiamo fatto quello che volevamo, il nostro dovere, quindi siamo molto felici, molto contenti, e sì, adesso insomma pensiamo avanti, ci aspetta un'altra partita tra pochi giorni, quindi ripartiamo da, insomma, siamo tornati in Italia e abbiamo fatto una buona partita, una bella partita, quindi felice anche, insomma, di chi gioca un po' meno, oggi ha fatto una gran bella partita. Come è stato scendere in campo da capitano? Bello, un onore, un po' strano sicuramente, una partita un po' diversa rispetto alle altre, però insomma me la sono goduta per bene. Mi sto mettendo in gioco, voglio aiutare la squadra sia qua che nel campionato, quindi appena mi dà spazio cerco di dare il massimo. Ci siamo detti di partire subito forte, siamo tornati da una trasferta molto lunga, molto, molto pesante, però quello che c'era da fare abbiamo fatto. Adesso subito testa a Siena, che il campionato italiano abbiamo visto che due punti in più, due punti in meno, puoi essere tra le prime quattro o in fondo, quindi pensiamo subito a Siena, testa bassa e lavorare. Una bella vittoria, belli 3 punti nella classifica che ci servono, e adesso testa per la Siena domenica. Un po' di stanchezza ancora dal Brasile, è stata lunga? Sì, è stata lunga, soprattutto l'ultima trasferta durante la notte, che noi ragazzi di 2 metri facciamo fatica a ridormire nell'aereo, quindi se la siamo portati un po' qua, però penso che l'abbiamo reagito bene, anche se eravamo un po' stanchi abbiamo fatto buona prestazione. E durante la partita di Champions, avete visto anche dalle interviste, mister Lorenzetti ha fatto riposare un pochino alcuni giocatori che avevano giocato ininterrottamente, come Matej Kaczyński. Domenico, che tipo di turnover c'è in squadra? Mister comunque vi dà fiducia, non schiera sempre lo stesso sestetto.
Sì, sono contentissimo che il coach conti anche, diciamo, le riserve, quindi appena l'opportunità ci fa giocare un po' tutti, ecco. Che tipo di emozione è? Ve lo dice prima oppure comunque tu sei sempre pronto, immagino, a scendere? Sì, diciamo che nelle ultime partite me lo dice durante la partita, però sì, ad alcuni lo dice prima, ad alcuni durante la partita, sì. Ecco, tu sei un ottimo ricevitore, la scorsa stagione eri secondo, terzo, comunque tra i migliori, con percentuali di ricezione veramente, veramente ottime. E è questo, insomma, il tuo punto di forza? Su cosa stai lavorando? Sto lavorando appunto sulla difesa, perché il mio punto di forza è la ricezione, quindi mi sento molto migliorato quest'anno con i grandi attaccanti che ci sono in difesa. A proposito di quello di cui parlavamo prima, della differenza tra due Superlega, anche in battuta, penso che ricevere le battute sia un po' diverso rispetto a... Sì, ci sono velocità quest'anno che l'anno scorso non si avvicinavano minimamente. Ecco, ci spiegate un po', visto che voi lo fate per di specialità, diciamo, perché a volte vediamo che è più difficile ricevere una battuta in float, comunque le variazioni, come riescono a mettervi in difficoltà, ecco, rispetto a una battuta molto spinta, come... Ma secondo me per i cambi di ritmo, perché essendo abituati a un determinato ritmo di battuta in salto spin, una float ogni tanto che può dar fastidio, secondo me. Tu Francesca, sì, su cosa? Anch'io preferisco le spin, è quella che mette più in difficoltà, diciamo in generale, però in particolare è la float che scende all'ultimo, quella proprio flottante che sembra facile, ma poi il tac ti frega, però... Abbiamo visto anche ieri in qualche occasione, sia da parte vostra che delle altre, che magari scendevano veramente all'ultimo, le davano out, soprattutto loro in realtà, e poi in realtà cadevano in campo. Sì. Difficile sì, anche sì. Fare le valutazioni. Com'è la gerarchia, diciamo, dietro per ricevere? Chi è che si prende più responsabilità? Voi? Vabbè, ovvio, sì, il libero. Sì. Si lasciano comandare, diciamo, gli altri giocatori. Sì, diciamo che c'è un sistema preciso in base alle competenze degli attaccanti o comunque studiando in settimana, e poi vabbè dipende, cioè magari quella serata c'è anche la serata no per noi, esatto. Quindi che ci facciamo aiutare noi a volte. C'è, diciamo, il sistema di allenamento, voi fate allenamento ovviamente in squadra, poi avete allenate in particolare la ricezione anche? Sì, diciamo inizio settimana più che altro la difesa, poi man mano più ricezione e anche in gioco, ecco. C'è un... Noi, prego. No, noi la mattina, diciamo, dopo aver fatto pesi alleniamo la ricezione, quindi le tre mattine che andiamo in palestra alleniamo lì la ricezione, sia spin che float. Chi è secondo te il libero più forte in questo momento? Gabriele. Sì. Un po' ruffiana questa risposta. No. Per te, vabbè, Francesco? No, c'è assolutamente Balaso che ha raggiunto dei livelli veramente, cioè, buonissimi, però secondo me anche Gabriele... Tu l'hai anche visto crescere, sì. Anche, diciamo, dal punto di vista del gioco hai visto crescere Gabriele? Sì. Secondo me è di buona prospettiva. Per te, Francesca? Monica De Gennaro, sicuramente lei, e anche Castiglio mi piace molto come libero. Tu segui anche il maschile? Ho riniziato quest'anno, dato che siamo qua, sì, sto seguendo di più quest'anno, ecco, rispetto agli altri anni. Ecco, quanto ti ha convinto venire a Trento, sapere che c'era appunto una società come Trentino Volley alle spalle, conosciuta così? Beh, sicuramente il progetto fa venire gola subito, ed è un progetto serio, e spero veramente che... cioè, sono onorata di essere in questa società, e speriamo di coinvolgere, ovvio al pari dei maschi è difficile, impossibile, però magari, sai, anche solo questo nome, portare qualche persona in più al palazzetto è un grande stimolo per noi. Allora, torniamo un po' alle partite giocate, perché abbiamo detto in settimana si chiude un po' la griglia del girone di andata, parliamo ovviamente di Superlega, e poi si torna in campo il giorno di Santo Stefano. Vabbè, a voi ragazzi non chiedo neanche, perché penso sia tutta la vita che vi allenate e giocate a Natale, Santo Stefano.
Sì, questo è il quinto anno per me, non so per te, che diciamo passiamo Natale ad allenarci e a giocare. Tu, Francesco? Sì, più di 10 anni. Di più. L'anno scorso no, però sì, siamo abituati, dai. Pesa un pochino non passare le feste con i propri cari. Sì, più che altro i familiari ci tengono a volte. No, no, mangia, mangia, ma in realtà no, devo fare allenamento, però dai. Ecco, c'è una bella notizia, che almeno a Capodanno forse riuscirete a fare qualche giorno di stacco. Ma dipende. Non ci pensi ancora? No, perché ho detto dipende da come andrà i quarti di Certo, ci sono Coppa Italia. troppe incognite in mezzo. Esatto. I tuoi sono venuti a trovarti a Trento a vedere come Sì, stai. verranno a Natale, verranno dal 24 al 26. Questo è un grande gesto d'amore, Sì, lasciare casa per venire a Trento per assolutamente sì, Natale. assolutamente sì. Allora, vediamo nel prossimo servizio quali sono i prossimi impegni per le prossime 2 settimane, perché come sentirete il 26, che è lunedì prossimo, i ragazzi saranno in campo, noi ovviamente saremo a seguirli, quindi salteremo una settimana, ma vediamo gli impegni. Mercoledì 21 dicembre, spazio al recupero del sesto turno di andata. In campo alle 20:30 l'Eurosole Forum Civitanova Siena, che finalmente permetterà di definire gli accoppiamenti per i quarti di Coppa Italia in programma già la settimana successiva. Il secondo turno di Superlega andrà in scena nella giornata di Santo Stefano, lunedì prossimo, 26 dicembre. Su tutti i campi si gioca alle 18. Per Trento sarà un impegno casalingo contro Verona. Le altre partite in programma sono Padova-Civitanova, Piacenza-Modena-Milano-Monza, Taranto-Cisterna, Perugia-Siena. La prossima settimana continuerà poi con le gare dei quarti di Coppa Italia, che si giocheranno tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio sui campi delle quattro squadre meglio qualificate al termine del girone di andata. Con la classifica cortissima, bisognerà attendere l'esito della partita di Civitanova per calcolare gli accoppiamenti. L'unica sfida certa per il momento è quella tra la capolista incontrastata Perugia e Cisterna, certa del suo ottavo posto comunque vada la partita dell'Eurosuole Forum. Se come da pronostici Civitanova dovesse imporsi a punteggio pieno, Trento scivolerebbe al sesto posto e le toccherebbe dunque la sfida contro la terza, che a quel punto sarebbe Modena, da affrontare nel catino del Palapanini. Dopo i quarti, un po' di riposo per le squadre. Ci sarà infatti un fine settimana di tregua dal campionato in occasione del Capodanno. Si tornerà in campo solo l'8 gennaio 2023. E come avete sentito, prossimo impegno con Verona, ovviamente Domenico ha appena archiviato Siena, non avete ancora, immagino, incominciato a preparare questo match con Verona, però la conoscete questa squadra. Sì, ci aspetta una settimana abbastanza impegnativa per la partita contro Verona perché sappiamo che sarà una partita difficile, molto combattuta, quindi non aspettiamo altro che il 26. Verona è una di quelle squadre che comunque è molto ambiziosa e è stata spesso e volentieri anche per la Trento stessa una spina nel fianco. Sì, assolutamente. Come ho detto in precedenza, quest'anno la Superlega non ti puoi rilassare con nessuno, quindi che sia Verona, che sia Siena, che sia Perugia, bisogna sempre impegnarsi per vincere, per portarsi i punti a casa. Assolutamente. Prima di pensare a Verona abbiamo fatto il punto grazie ai numeri diffusi in settimana per il termine del girone di andata. Vediamo come si è comportata la nostra Trento. Superlega per l'ITAS Trentino si è chiuso il 3 dicembre, prima della partenza per il Brasile, il girone di andata. In attesa che la classifica si completi col recupero del match tra Siena e Civitanova, già emergono i primi verdetti. Kaczynski con 198 punti è il best scorer della squadra. A giro di boa, la formazione gialloblu arriva collezionando 19 punti in classifica, frutto di 6 vittorie in 11 partite, e un quinto posto ancora provvisorio perché potrebbe diventare sesto qualora Civitanova, che il 21 affronta a Siena per il recupero dell'ottavo turno vincerà, andando a scavalcare quindi i gialloblu. Delle 11 partite giocate, 6 sono state in casa, di cui 4 vinte, 5 in trasferta, di cui 2 quelle vinte, per un totale di 6 match vincenti, 5 a punteggio pieno, 1 al tiebreak. Trento ha raccolto anche 2 punti dopo altrettante sconfitte al tiebreak, una in casa e una in trasferta. In totale sono stati 25 i set vinti, 19 quelli persi.
Fin qui sono stati giocati 1258 minuti, in media 114 a partita, 105 i muri realizzati, 9,5 di media ogni partita, 65 gli ace per una media di quasi 6 a match. Il migliore nel muro, il centrale Lisinac con 28 punti in questo fondamentale. In battuta invece il punto di riferimento è stato Alessandro Micheletto con 17 ace. La gara più lunga è stata quella giocata in Veneto contro Verona, durata 157 minuti. Quella più corta invece è stata giocata in casa contro Padova ed è finita dopo appena 68 minuti. Il maggior numero di punti realizzati in una partita ci riporta Itas Trentino Top Volley Cisterna 3-2 il 23 ottobre, ben 116 punti. Record di muri per partita nel match contro Civitanova, 19 block. Il maggior numero di ace realizzati in un'unica partita è stato invece in casa di Perugia, quando sono stati messi a terra ben 10 palloni dai 9 metri. Daniele Lavia è riuscito a firmare 32 punti in Itas Cucina Lube Civitanova. Zrečko Lisinac ha invece il record individuale di muri punto, ben 6 contro Piacenza. Il record di ace nel corso dello stesso match lo detiene Matej Kaczyński, 5 punti diretti dalla battuta. Ci fermiamo solo per qualche minuto, c'è la pubblicità, poi torniamo in compagnia di Domenico Pace e di Francesca Parlangeli. Restate lì. Rieccoci insieme a TTR Volley, siamo in compagnia dei liberi di Trentino Volley maschile e femminile, Domenico Pace e Francesca Parlangeli. Prima di andare a parlare, Francesca, di quello che è successo ieri al Sambapolis, ancora qualche domanda per il nostro Domenico. Come ti trovi, per esempio, con Oreste Cavuto, che ci dicono fa un po' da baglia ai nuovi arrivati a Trento? No, con Ore mi sono trovato subito bene. È stato, diciamo, uno dei primi, dei grandi a trovarmi in preparazione. Poi vado con lui ogni giorno al palazzetto, quindi andata e ritorno. Ogni tanto sì, mi prende in giro. Però. Non ti fa entrare nel club dei cavalli? Al momento ancora no. Al momento sono uno scalino sotto. Ci dici come sta lavorando? Sappiamo che lui è un po' fermo per i problemi addominali. Sì, sì, ha ripreso la palla in mano, quindi penso sia questione di settimane che dovrebbe tornare a pieno regime. Quindi ne approfitto per promuovere il loro progetto di Cavuto, Lavia e Sbertoli, che hanno fatto un progetto, si chiama Progetto Insieme. Domani uscirà la loro canzone scritta proprio da loro per la ricerca contro il cancro, quindi domani donate così per i nostri compagni. Saremo felici di raccontarlo anche qui. Complimenti, abbiamo sentito le loro doti canore alla serata con la curma. Anche tu e Gabriele però avete fatto un bel duetto. Non ne parliamo. Non vi hanno voluto nel gruppo. Meglio di no. Veniamo alla partita contro Cremona, Francesca. Dicevamo in apertura, siete state brave perché comunque venivate da una sconfitta, perché comunque il secondo set sono state brave loro a recuperare e poi siete scese in campo convinte e avete fatto valere la legge di Trento. Sì, anche perché Cremona comunque aveva già impensierito parecchie squadre e sta facendo un ottimo campionato, quindi sapevamo di non poter rilassarci e niente, in casa stiamo costruendo un bel fortino e spero che continui così. Speriamo che continui così, anche perché poi arriva Brescia, ma ne parliamo dopo il servizio, vediamo com'è andata la partita. Trento torna alla vittoria in casa nell'ultimo turno del girone di andata, rialza subito la testa dopo la sconfitta di Lecco e riesce a incamerare il bottino pieno contro una Cremona davvero combattiva. Vittoria costruita grazie a una serata di grazia di Deoghe Fondries. L'opposto statunitense chiude col 46% in attacco, la centrale viene eletta migliore in campo grazie a 19 punti personali, di cui 5 a muro e 2 in battuta. Completa il quadro dalla seconda linea l'attenta ricezione di Parlangeli, che segna il 68% di positività e condisce il tutto con un'ottima difesa. Valeria Magri deve fare a meno del suo opposto, Kadi Kullerkan, infortunata, e dopo aver messo in campo Balconati in regia, da metà secondo set schiera la palleggiatrice Menecozzi, arrivata in settimana a sostituire Pasquino. Nel primo set, dopo una partenza equilibrata, Trento trova l'allungo 14-11. Per due volte Cremona ricuce, non lo fa però nel finale con l'Itas, che è brava a chiudere 25-18. Set equilibrato il secondo, poi ancora una volta Trento sembra prendere il largo e stavolta Cremona non molla la presa fin nel finale, quando riapre il parziale, lo porta ai vantaggi e va pure a vincerlo 24-26.
un risultato che non piace a Saia e rientro in campo vede una Trento con uno sguardo diverso. L'Itas va subito 4-0 grazie a una Fondrist killer e stavolta riesce a tenere sempre saldamente il vantaggio fino alla chiusura del set 25-14. Nel quarto Cremona fa sentire il fiato sul collo delle padrone di casa che non riescono a scappare via come nel set precedente pur mantenendo sempre un minimo di margine, quanto basta per chiudere 25-21 e mettere in cassaforte i tre punti in palio. Grazie a questi punti contro Esperia le gialloblu chiudono la prima parte di stagione in seconda posizione alle spalle di Brescia, prossima avversaria delle trentine che riceveranno la visita di Valsabina proprio dopo Natale, martedì 27 dicembre. Un secondo posto prezioso visto che consentirà tra l'altro alle gialloblu di saltare il primo turno di Coppa Italia di A2 entrando in gioco dai quarti di finale. E andiamo a sentire anche cosa ci hanno detto mister Saia e alcune delle protagoniste assieme a Francesca alla partita di ieri. Mister, bella vittoria perché questa Cremona era veramente agguerrita e tornava sempre sotto. Sì, una bella vittoria con tre punti importantissimi per la classifica perché abbiamo guadagnato il secondo posto alla fine del girone d'andata e questo è un gran risultato. È stata una partita strana perché Cremona si è presentata con una formazione insolita e noi ci abbiamo messo un po' a capire come funzionavano bene gli equilibri dall'altra parte, quindi abbiamo fatto dei tratti di partita giocati con grande lucidità e consapevolezza ed altri invece dove siamo andati un po' in agitazione soprattutto nella fase di muro, difesa e di contrattacco. Ancora su questa situazione qua dobbiamo ancora di più imparare ad avere pazienza, a gestire i colpi e a colpire nel momento buono, però direi che comunque sia 4-6 giocati con intensità e quindi 3 punti meritati. Silvia, complimenti, gran prova di Trento, tu stratosferica stasera. Grazie, no, sapevamo che questa partita volevamo chiuderla in bellezza visto che era l'ultima del girone d'andata e che dovevamo tenere questo posto in classifica anche in vista della Coppa, quindi tanto cuoricino oggi. Oggi gran prestazione di squadra anche perché questa Cremona riusciva sempre a tornare sotto, Maido. Sì, sapevamo che era una squadra che avrebbe difeso tanto, giustamente, e infatti è quello che hanno fatto. Se non stavamo attente, effettivamente ci è andato parecchio filo da torcere, risalendo spesso. Dovevamo riuscire sempre a mantenere la testa lì sul pezzo, non potevamo perderci neanche un secondo. Dicevi importante tenere il secondo posto, non scontato insomma dopo un avvio di stagione un po' difficile. Assolutamente sì, infatti. L'obiettivo era quello di far bene sicuramente, adesso appunto abbiamo raggiunto questo secondo posto. Tanta felicità, tanta serenità e anche vista del Natale. Un'altra bella vittoria, seconda alla fine del girone. Sì, era molto importante questa partita per confermare il secondo posto, soprattutto in vista della Coppa Italia. Quindi siamo molto contente di questa vittoria e di come è venuta fuori, iniziando un po' a contratte e poi finalmente, nonostante qualche momento di difficoltà, diciamo, siamo riusciti a reagire e a portarci a casa questi tre punti fondamentali per la classifica. Stasera avevi due punti di riferimento, De Hoghe e una Fondrist davvero in palla. Sì, esatto. Carly penso che abbia fatto una grandissima partita, è stato il nostro punto fondamentale per tutta la partita e Silvia ci ha dato un grande contributo sia in fast che in set in primo tempo, è stata veramente anche a muro, quindi veramente una bella prestazione la sua. Con lei anticipato il muro è un altro fondamentale che stasera davvero avete fatto molto bene. Sì, esatto. Stasera muro ha funzionato molto e nonostante appunto comunque la squadra avversaria difendesse tanto, però abbiamo comunque sono state lì e siamo state brave e ordinate. Andiamo a vedere cosa è successo anche sugli altri campi di questa due femminile con Sassuolo che ha battuto Como Albese 3-1, Busto Arsizio Club Italia 3-0, Olbia Lecco 3-0, Trento Cremona lo abbiamo visto è finita 3-1, Mondovio Fanengo 0-3, Brescia Montale 3-0 con proprio Brescia che è in testa alla classifica quota 28 davanti a Trento che ha 24 punti, poi c'è Busto Arsizio 22, 20 punti per Sassuolo, Mondovia 19, Olbia 16, 14 punti per Cremona, 13 per Albese.
Treviso e Como 12 punti, Offanengo, Lecco e Montale chiude la classifica, il Club Italia a quota 6. E questa Brescia che, Francesca, adesso arriva a Trento e voi siete, immagino, vogliose di riscatto, perché rispetto a inizio stagione avete un'altra consapevolezza anche di quelle che sono le vostre forze. Sì, poi ovvio giocare contro la prima in classifica, in casa nostra ci teniamo, sappiamo che sarà una partita tosta, perché sarà tosta, però forse le giochi un po' più a cuor leggero queste partite, nel senso che non che sai che puoi perderle, però secondo me metti una motivazione e una concentrazione differente, no? Forse è proprio quello il tassello che dobbiamo fare, il passo in più di non perdere mai la concentrazione. Siamo arrivate al giro di boa ed è importante secondo me crescere su questa cosa qua. Per te c'è anche una partita da ex, ci sarà un po' di emozione forse prima? Sì, poi sotto Natale ci aspettiamo grande tifo e una mia ex società e ci tengo particolarmente, quindi qui a Trento e speriamo, dai. Sono scaramantica, quindi non dico niente, però lo vogliamo fortemente, ecco. Ecco, e diciamo che questa stagione voi siete arrivati a Trento per la prima volta, quindi vi chiedo che cosa vi ha convinto a venire a Trento e che cosa vi aspettate da questa stagione sia a livello di squadra che a livello anche personale. Allora, io volevo tornare in Italia, dopo un anno fuori non è così semplice, poi il libero è 1-2 per squadra. E Trento mi ha subito convinto sia per il progetto ma anche per la fiducia che mi ha subito dimostrato e sono stracontenta e sono contenta di rigiocare comunque a un alto livello in Italia, ecco. Tu magari avresti potuto puntare anche a una Serie A1? Sì, ovvio, sono onesta, avrei sperato, cioè, speravo in una 1, però comunque secondo me vincere la 2 è nettamente più difficile che salvarsi in A1. Ovvio per il libero, secondo me il ruolo del libero si diverte tanto in A1. Prendi tante mazzate da diversi punti del campo, però cioè, anche dare un po' di, come devo dire, esperienza a questo gruppo di medio giovani e anche quello è molto importante, per me era importante fare un'esperienza del genere. Anche tu hai fatto una promozione in A1, giusto? Sì, però facevo il secondo, non ero titolare. Però vabbè, comunque sono tutti quelli che contribuiscono. Sì, sì. Ecco, cosa ti ha portato a Trento e cosa ti aspetti da questa stagione? Ma sinceramente avevo qualche proposta interessante, però appena mi ha chiamato Trento mi si sono illuminati gli occhi, perché non è una società come le altre, quindi ci ho pensato due volte a dire di sì, sia al coach che alla grandissima società. Come giocare con Matej Kaczyński? Veramente... Iniziare la preparazione con lui è stato strano, cioè, strano nel senso bello, perché non è una cosa che accade tutti i giorni giocare con un campione del genere, quindi sono contentissimo. Cosa ti aspetti da qui alla fine della stagione? Di prenderti i tuoi spazi sicuramente? No, io sono contentissimo del ruolo che ho, perché il coach vedo anche che ricambia la fiducia rispetto ai miei allenamenti, quindi sono contento di quel che sto facendo. Spero che ci togliamo qualche soddisfazione tutti insieme, quindi spero vada bene il proseguo della stagione. Speriamo tutti. In bocca al lupo, Domenico. Grazie per essere stato qui. Grazie, Francesca. Grazie a voi. Noi ci vediamo non lunedì prossimo qui su RTTR, ma lunedì successivo, quindi saremo già nel 2023. Ne approfitto per farvi tanti auguri di buon Natale, di buon fine, buon inizio. Ci vediamo però alla Bielan Group Arena, perché lunedì serve tanto tifo contro Verona alle 18 in campo. Il giorno dopo, invece, il 27 alle 17, saremo tutti al San Vapoli a tifare per Francesca e per le sue compagne. Grazie per averci seguito, ancora tanti auguri, Racella, differita del match contro Siena.